Ciao, sono Mitch e oggi rispondo alle vostre domande. Prima di iniziare, però, volevo un sacco ringraziarvi per tutte le domande che avete inviato sotto il video precedente. Sono domande veramente fantastiche, su alcune si potrebbero fare addirittura dei video ad hoc. Se hai ulteriori domande sulla vita e il lavoro dello sviluppatore software, ti invito a lasciarle nei commenti. Cercherò di fare un ulteriore episodio dove parleremo appunto di queste nuove domande. Detto questo, io come sempre ti ricordo che qui sei su Developers Life, che è il canale e la community dove parliamo della vita e del lavoro dello sviluppatore software. Ci trovi anche su Instagram e su Telegram, trovi tutti i link in descrizione. Ti invito a seguire in modo da rimanere aggiornato su tutte le novità che portiamo avanti nel corso del tempo. La chat è particolarmente utile perché se questa è la tua passione o vuoi fare questo di lavoro, lì dentro trovi un sacco di persone pronte a darti dei consigli, aiutarti, cercare di farti evolvere. Quindi non esitare, se vuoi fare questo di lavoro, entra nella chat Telegram. Detto questo, partendo dalle domande, come per lo scorso video, anche in questo video cercherò di non fare tagli, leggerò le domande una a uno, usando il mio fido telefono, perché altrimenti sarebbe impossibile ricordarle. Come detto, sono delle domande mo molto articolate, alcune meriterebbero addirittura un video ad hoc. Cercherò di darti tutti gli elementi in questo video, ma magari poi registrerò dei video di approfondimento dove parleremo e svisceremo meglio, insomma, tutti i topic. Allora, partiamo da una domanda di Aldo T che chiede: quanto conta scegliere un ambito di sviluppo per uno junior? Allora, premessa, che cos'è un ambito di sviluppo? L'ambito di sviluppo è sostanzialmente il tipo di software che vai a produrre. Ad esempio, potrebbe essere software bancari, software embedded, software web di un certo tipo o di un altro. Ad esempio, banalmente, anche il software web potresti fare siti oppure applicazioni, no? Questi sono già due ambiti diversi. Giusto per dare contesto a tutti. Allora, quanto è importante? Se è il tuo primo lavoro, la mia risposta è zero, non conta nulla. Nel senso che se tu conosci una determinata tecnologia, un determinato linguaggio e ti stai candidando in una posizione di qualsiasi ambito che richiede quella tecnologia, quel linguaggio, va benissimo così. L'ambito lo potrai comunque scegliere più avanti. Come ho detto spesso nei video, è molto più difficile iniziare e fare un primo lavoro rispetto a cambiarlo in seguito. Dopo che hai accumulato 2-3 anni di esperienza, è molto facile anche cambiare tecnologie, linguaggi e ambito. Quindi all'inizio, secondo me, meglio non focalizzarsi sull'ambito, ma diciamo cercare di iniziare a lavorare, ad avere magari un contratto e così via, in modo da accumulare esperienza che poi ti servirà in maniera facilissima a cambiare lavoro, cambiare ambito, cambiare tecnologia. Quindi ti direi poca. Ovviamente, se trovi già l'ambito dei tuoi sogni, con la tecnologia dei tuoi sogni, che è quella che conosci, eccetera, meglio, però non mi focalizzerei troppo su questo, soprattutto per il primo lavoro. Sembra una domanda, cioè una domanda di MickXIT. Dice: l'errore più grande che può fare uno sviluppatore principiante. Allora, mi ricollego alla domanda di prima, perché secondo me, lato tecnico, non ci sono grossi errori, cioè qualsiasi errore è fonte di miglioramento, ispirazione, quindi commettere un errore ti permetterà di imparare qualcosa di nuovo, quindi ben vengano. Ma lato carriera, probabilmente nella scelta del primo lavoro, tergiversare troppo può essere un grosso errore. Quindi aspettare troppo, cercare l'azienda perfetta, il lavoro perfetto, l'ambito perfetto, ti farà perdere un po' di tempo che secondo me non vale la pena perdere. Quindi, dopo che hai deciso di trovare lavoro, che sia perché ti sei laureato o perché hai deciso di metterti in questo mondo, le prime offerte scegli la migliore e vai, senza farti troppe domande sul ambito, sul che cosa andrai a fare, perché soprattutto all'inizio l'esperienza è esperienza e ti aiuterà comunque e in ogni caso a crescere. Quindi, probabilmente l'errore che eviterei da fare da principiante è questo qua. Sempre MickXIT chiede: cosa ti spinge ad andare avanti di fronte ai problemi che si incontrano durante lo sviluppo? Allora, personalmente, lato mio, quindi non è detto che questa cosa valga per tutti, quando sono bloccato in un problema, è probabilmente la parte più stimolante, o almeno quella che reputo più stimolante, è il mio lavoro. Quindi, nel momento in cui ho un problema e questo problema è difficile da girare,
è il momento dove probabilmente devo ragionare di più e dove imparo di più, e questa cosa oggettivamente per me è estremamente ottima. Quindi, lato mio, la diciamo motivazione che mi spinge ad andare avanti è proprio questa qua, di sapere che dopo avrò imparato qualcosa di nuovo e sarà sempre più facile. In generale, però, dico che in questo lavoro almeno il 50% del tempo è dato da dover risolvere problemi. Problemi sul codice, problemi sulle scadenze, problemi sul fare delle cose che sono molto difficili, molto complesse, articolate, problemi sul comunicare agli altri che alcune cose non sono possibili per magari determinati motivi o vincoli. Quindi questo lavoro è fatto di problemi ed è una cosa che dobbiamo accettare, e per ogni problema, secondo me, la chiave è cercare di portarsi a casa un insegnamento che ci permette di evolvere e migliorare. Allora, Anime chiede: si sente tanto parlare di continuarsi ad informare e continuare a studiare, ma di preciso come si fa? Io faccio il web developer, dovrei mettermi a studiare argomenti random, esempio database per velocizzare le query, o si intende qualcos'altro? Anime, questa è una bellissima domanda. Allora, cosa si intende per aggiornarsi? Allora, facendo il web developer, se ho letto bene, esatto, sai benissimo che giornalmente quasi escono nuove librerie, nuovi framework, nuove versioni del framework. Però non ho mai chiesto, non ho mai detto se fai front, back-end, tutte e due, insomma. Quindi l'aggiornarsi banalmente è scoprire che esistono delle cose nuove. Faccio un esempio stupidissimo, recente anche. Magari sviluppi in React.js, ok, React.js è fighissimo, funziona benissimo, tanti pro, insomma, piace. A un certo punto esce Next, ok, che comunque, come dire, è un gradino in più nelle tue conoscenze su quello che sai fare. Non sapere che esce è un problema, perché se un giorno tutto passa a Next e nessuno resta su React, ma è proprio un esempio stupido, probabilmente neanche calzando al 100%, però è giusto per capirci, tu non avrai le competenze per switchare e andare sulla nuova conoscenza. Una cosa che faccio io, la racconto spesso nelle interviste, io prima della pandemia, come il badge qua dietro dimostra, sono veramente tanti, andavo un sacco alle conferenze. Andavo alle conferenze, ma ne facevo anche 20-30 l'anno, ok? In giro per l'Italia prevalentemente, a ascoltare persone e anche a chiacchierare. Quindi portavo un topic, in genere raccontavo qualcosa di tecnico, e poi andavo a guardare un sacco di altri topic di altre persone. Quella lì era una palestra incredibile, perché in un paio di giornate l'anno, fai 20-30 giornate l'anno, sentivo raccontare un sacco di topic nuovi. Magari ricordavo il nome dello speaker, la tecnologia, quale problema risolve, mettevo tutto per iscritto da qualche parte, comunque in genere io uso la mia bellissima agendina dove segno tutto, segnavo queste cose e le tenevo a mente. Un giorno, quando ti capita quel problema, sai che esiste quella tecnologia che te lo risolve, e quindi in maniera molto facile puoi rimanere aggiornato. Vada bene, soprattutto nello sviluppo web, tecnologie, linguaggi, framework, modo di operare, insomma, cambiano costantemente. Cioè, pensa a, ad esempio, la rivoluzione che c'è stata tra i server vecchi, quindi che servivano tutto il front-end, poi è arrivato Ajax con le chiamate asincrone, poi sono arrivate le librerie tipo jQuery, poi è arrivato Angular, poi sono arrivati un sacco di altri framework, ora sta prendendo un po' piede, non tantissimo, perché secondo me in base al campo d'applicazione, la parte dei micro front-end, c'è un sacco di roba da studiare costantemente. Come fare a rimanere aggiornati? Io seguirei le community. Oggi molte fanno anche eventi online, quindi se hai possibilità, dedica quelle 2-3 orette magari a settimana per ascoltare degli eventi meetup di altre community anche in giro per il mondo. Trovi tutto secondo me su Meetup, per cercare di conoscere topic nuovi. La cosa bellina è che se inizi a frequentare tante, inizi a capire come sta andando il trend, no? Cioè, ad esempio, se tutti iniziano a parlare a un certo punto di questo React, chissà che cos'è, vuol dire che probabilmente accumula interesse e probabilmente è una cosa che merita di essere studiata. Probabilmente questo è quello che si intende per rimanere aggiornati. Ok, Sebastian Ornoi dice: mi piacerebbe lavorare su siti ed e-commerce esperienziali che utilizzano il 3D per raccontare una storia. Il mio dubbio è:
Questi siti si fanno con un framework come React oppure con per fare il front-end di queste tipologie di siti si utilizza JavaScript normale? Lavorando con React si fanno siti oppure si fanno per lo più dashboard e applicazioni? Allora Sebastian, è una domanda complessa. Allora, sul 3D probabilmente ha molto più senso andare sulle cose più base che esistono, quindi se lo vuoi fare web probabilmente JavaScript. Esistono delle librerie che permettono di agevolarti, che sia per fare 2 che per fare 3D, che ti permettono di avere praticamente un framework per fare quelle cose. Non ricordo i nomi, però magari cerco di lasciartene nei commenti, altrimenti scrivi una domanda esplicita, la prossima volta cerco di prepararmi meglio. Detto questo, quindi se vuoi fare 3D, probabilmente andare sul linguaggio di base è molto molto più facile rispetto a sviluppare un'applicazione con framework, librerie o altre cose così. Per ciò che riguarda React, allora, React è molto molto forte per lo sviluppo di applicazioni e dashboard e tutto quel mondo lì, quindi applicazioni vere e proprie. Se vuoi fare sviluppo di siti vetrina, non so come chiamarli, website classici, probabilmente esistono delle soluzioni migliori. Oggi una delle soluzioni che sto provando anche io per Developers Life, tra le tante cose, se non lo sapete, esiste developerslife.dev, che è un sito web che sto cercando di portare avanti e non è aggiornatissimo, ha un po' di bug, però piano piano li risolvo. Sto utilizzando in quel contesto di Next.js, che è una cosa fighissima, che permette di ad esempio utilizzare React per generare delle pagine statiche che vengono servite direttamente statiche o in server side rendering o in server side generation. Io sto usando SSG, server side generation, che è una cosa molto molto fantastica, ti permette di realizzare siti diciamo con pagine dinamiche, nel senso che hanno magari più pagine, ad esempio un blog con tutti gli articoli, in maniera estremamente semplice. Ed è uno strumento carino che io al posto tuo andrei a guardare. Quindi in realtà con React puoi fare più o meno tutto, è chiaro che è molto più forte, molto più vincente in applicazioni complesse rispetto a siti vetrina. Ok, andiamo a vedere un'altra domanda. Christian chiede: a che livello di codice deve essere uno junior developer? Lo so che può essere una domanda difficile a cui rispondere anche perché dipende dall'azienda, ma nella tua personale esperienza a che livello deve essere una risorsa per entrare per la prima volta in un'azienda? È difficilissima, probabilmente la domanda più difficile che ho letto fino ad ora. Allora, come hai detto tu, non esiste un livello, dipende dall'azienda da che cosa vai a fare. La risposta giusta è riuscire in un 25% del tempo a essere indipendente sulle cose che ti vengono assegnate. Quindi, se è primo lavoro, quindi junior, l'idea che cos'è? È che se un signor ti dà un task, devi riuscire a svolgerlo da solo al netto di chiedere a lui delle cose. Quindi alcune cose le devi saper fare. Per uno sviluppo ad esempio JavaScript, io mi aspetto che la persona sia in grado, faccio un esempio però poi sempre anche lì dipende dall'azienda, contesto eccetera eccetera, se la persona sviluppa in JavaScript puro, ipotizziamo, io mi aspetto che sia in grado ad esempio di scrivere algoritmi, sapere cos'è if else, come funziona S6 di base, ovviamente non tutti i dettagli, neanche io li conosco, probabilmente se ho dei dubbi o delle lacune le vado a cercare in documentazione. Banalmente io non ricordo mai come funziona Redux e ogni volta, cioè i parametri più che altro, e quindi ogni volta mi devo andare a vedere nella documentazione l'ordine dei parametri. Però detto questo, almeno avere un'idea di come funzionano le cose base, riuscire a metterle su un diciamo editor di codice, riuscire ad avviarle e avere un output e riuscire a capire se quell'output è coerente o no con quello che si ci aspettava, secondo me è proprio la base. Poi è chiaro che se vai a lavorare con un framework specifico devi sapere un minimo utilizzarlo, non benissimo magari, ma un minimo sapere come funziona. Fare delle cose base, ad esempio dello word più una to-do list, può essere un buon esercizio per sapere se sei in grado di utilizzarlo. È chiaro che questa cosa vale per i primi lavori. Dal secondo in poi, anche se magari è passato poco e quindi sei ancora junior, mi aspetto che la persona quando si candidi a una posizione abbia ben idea di come funzionano quelle cose. Poi è chiaro che sul problema molto complesso chiederà a mid e senior, però di base è importantissimo avere almeno un'idea di come le cose girano. Allora,
Anime chiede: praticamente io lavoro come tirocinante web developer. Per il prossimo anno ho intenzione di fare un'università e una o una certificazione, ma non so cosa fare. Cosa mi consigli? Perché il mondo dell'informatica è veramente vasto. E vorrebbe un video in cui ne parlo. Grazie mille, continua così, grazie per i video, eccetera. Prego, è un piacere essere qui. Allora, università vs certificazione. Allora, è una domanda difficile. Se hai possibilità, il mio consiglio è possibilità e volontà, perché ne serve tanta. Il mio consiglio è vai all'università. Scegli un corso di laurea in informatica, se scrivi codice, vuoi scrivere codice. Quindi non ingegneria informatica, ma informatica. Perché l'ho detto molte volte nel video, quindi se cerchi ingegneria informatica, informatica o università, trovi un sacco di video sul canale. Perché è vero che non ti insegnerà nulla di pratico, inteso come tecnologie da utilizzare per il lavoro, ma ti darà un sacco di basi, ok? Questo significa che imparerai delle cose che fra qualche anno, fra 4-5 anni, dopo che avrai accumulato un po' di esperienza, saranno estremamente indispensabili per la tua vita lavorativa. Sono cose, vada bene, che puoi imparare anche da solo, da sola, da solo o da sola, ma sono complesse, ok? Non sai neanche che esistono, banalmente. Io faccio sempre l'esempio con la complessità algoritmica, ok? Nessuno alle prime armi, se non ha fatto dei corsi, sa che esiste. Poi lo intuisce, ma non sa magari come calcolarla. E quella è una cosa che quando poi vai a sviluppare progetti di un certo livello può fare la differenza nel creare un ottimo prodotto rispetto a un prodotto mediocre. Quindi l'università da quel punto di vista ti dà uno sprint non indifferente. Ribadisco, puoi studiare tutto da sola, o da solo, ma è molto più complesso. Probabilmente, ma è il mio modo di vedere, se devo scegliere tra università e certificazione, sceglierei università. Perché l'università è vero che non ti fa fare le cose nuove, ma ti dà una base comune che funziona sempre, per qualsiasi linguaggio, framework, in qualsiasi momento. Cioè, io le cose che ho studiato nel 2004, 5, 6, sono delle cose che mi trovo ancora oggi. Anche se il paradigma dei microservizi non esisteva nel 2006, i concetti su cui si basa esistevano. Quindi alcune cose che ho studiato all'università sono utili anche oggi. E lo saranno probabilmente per sempre, a meno che non cambi totalmente il paradigma, ma è una cosa molto improbabile. La certificazione invece, trovi anche qui un video ad hoc sulle certificazioni, è una cosa che io farei esclusivamente se mi serve. Cioè, se io ho necessità di dimostrare le mie competenze su qualcosa, allora farei una certificazione. Vada bene, la certificazione scade. Cioè, una certificazione mediamente dura 2 anni, ok? Forse anche uno o 2 anni. Quindi se tu prendi la certificazione oggi, fra 2 anni e un giorno non sarà più valida, non sarà più aggiornata e dovrai farne un'altra. E se per questi 2 anni non ti ha dato dei vantaggi, probabilmente è un investimento che io eviterei. Vada bene, la certificazione è utile sì per il titolo, ok, così come la laurea, ma in realtà la cosa che conta più di tutto è la competenza che ti dà. Quindi fai in modo di prendere le certificazioni che effettivamente abbiano valore. Anche se poi non prendi la certificazione e fai solo il corso, ad esempio, comunque è ottimo, perché la certificazione ti dimostra che hai preso quelle cose, ma le competenze le acquisisci col corso. Quindi se non hai necessità di dimostrarlo tramite una certificazione, già fare il corso per conoscere quelle cose è un passo avanti. Ma ribadisco, se la tua scelta è università o certificazione, io farei l'università. Allora, Moreno chiede: per quello che riguarda programmare a basso livello, quali opportunità offre il mercato IoT e basta? Allora, Moreno, come sai, diciamo, ormai ci conosciamo abbastanza bene, io purtroppo non sono molto in quel settore. Devo dire che purtroppo non ho proprio una risposta che è esaustiva. Prima cosa, se stai guardando questo video e sai la risposta, scrivila nei commenti per Moreno, così lo aiutiamo. Seconda cosa, Moreno, io penso che sicuramente rispetto ad altri ambiti ci sia molto meno lavoro, perché è una cosa un po' più di nicchia, passami il termine. Cioè, quando vai a lavorare su programmazione a basso livello di magari cose concrete, come potrebbe essere la lavatrice, la faccio ad esempio stupido, è chiaro che
i produttori sono di meno. Io realizzare software di quel tipo è più oneroso perché devi costruire la lavatrice, no? E quindi tendenzialmente è molto più problematico. A meno che non fai IoT, microcontrollori e tutto quel mondo lì, che magari può essere utile anche nella vita quotidiana, secondo me le offerte di lavoro sono molto minori. Ribadisco però, again disclaimer, io non sono un esperto di quel settore, non ho mai cercato, non è neanche una cosa che mi interessa particolarmente, quindi non ne so nulla. Hai consigli su dove trovare le conferenze? Milano è la città migliore da questo punto di vista? Allora, conferenze. Allora, se parliamo di Meetup Community, Meetup piattaforma, quindi meetup.com è la piattaforma utile. Metti tecnologia, la città oppure Italia e trovi tutte le community che parlano di cose. Se invece parliamo di conferenze, per le conferenze è un pochettino più difficile. In Italia, diciamo, sostanzialmente sono tre gli attori che fanno conferenze professionali in maniera, diciamo, continuativa. C'è senza dubbio Codemotion, c'è senza dubbio il GRUSP e c'è senza dubbio Corley, che con le sue conferenze, ad esempio Cloud e Fullstack Conf, fanno, insomma, delle conferenze di ottimo livello in Italia. Quindi probabilmente io, se cercassi le conferenze, guarderei su queste tre. È chiaro che ne esistono tante altre, che ora non mi vengono neanche il nome, insomma, perché effettivamente ce ne sono tante. Però, giusto per darti tre referenze, probabilmente queste tre organizzano più conferenze. Poi guarderei su Meetup. Inoltre, se frequenti gruppi, ad esempio come Developers Live Chat, spesso quando ci sono delle conferenze interessanti ne parliamo e quindi magari puoi trovare delle referenze lì. Lato community e conferenze, sicuramente Milano ne fa da padrone in Italia, probabilmente subito dietro Roma e Torino. Hanno veramente tante conferenze, insomma, e quindi conferenze e community in realtà, e quindi probabilmente il posto migliore dove poter frequentare questo genere di eventi è Milano. Banalmente a Milano stiamo riprendendo anche gli eventi dal vivo, ovviamente con tutte le restrizioni e le limitazioni del caso, però già le community iniziano a ritornare in sala per vedersi di persona e non solo tramite uno schermo. Quindi, per dire, probabilmente Milano è un ottimo posto. Lascio per ultima una domanda che è un pochettino, diciamo, personale. Spero di non aver dimenticato nessuna domanda. Se così fosse, vi chiedo perdono. Scrivete di nuovo nei commenti. Ma l'applicazione di YouTube per vedere i commenti è un pochettino difficile da utilizzare e quindi magari me ne sono perso qualcuno. L'ultima domanda che lascio è, come dicevo, abbastanza personale e dice: domandona, la tua giornata, da quando ti svegli a quando arrivi al lavoro, cosa succede lì, che software usi, programmi avendo dei test da passare, per quanto tempo non fai pause, come passi le pause, pranzo, pomeriggio, e questa è di Archemy, dice scusa ma sono curiosa. Allora Archemy, è veramente difficile risponderti. Allora ti rispondo sulla mia giornata odierna, cioè di oggi nel senso di questo periodo della mia vita. Allora, attualmente io non faccio lo sviluppatore, probabilmente molti di voi lo sanno perché vedo che sbirciate tantissimo su LinkedIn, ma faccio un ruolo che è molto molto più particolare e su cui farò un video ad hoc, che si chiama Developer Advocate, ok? Quindi il mio scopo oggi non è più tanto scrivere codice quanto andare in giro e raccontarlo, ok? Quindi attività tipo che faccio è andare alle conferenze a fare dei talk, aiutare o scrivere degli articoli per il blog, e essere sicuro che la documentazione sia corretta, coerente, funzioni, e ovviamente per fare tutte queste cose devo provare la parte tecnica ed essere sicuro che funzioni. Lavoro in un'azienda di prodotto qui a Milano, quindi questo è quello che faccio. Allora, come funziona la mia giornata? Allora, prendo per punto le tue. Allora, da quando ti sveglio? Allora, quando mi sveglio tendenzialmente, diciamo, la mia routine è questa qua. Mi sveglio, colazione con la fidanzata e a quel punto tendenzialmente esco un'oretta prima, quindi io in genere arrivo in ufficio alle 9, esco più o meno alle 8 perché sono molto tranquillo, preferisco fare le cose con calma e non correre. Per arrivare da casa al lavoro prendo la metropolitana, quindi da casa prendo la metro, arrivo dove c'è l'ufficio, se ho voglia prendo un altro caffè e a quel punto inizia la giornata.
tendenzialmente la giornata lavoriamo in agile, quindi ha dei momenti specifici, tipo lo stand up, quindi la mattina ci riuniamo 10-15 minuti per raccontare un po' cosa abbiamo fatto e cosa faremo e per insomma iniziare le nostre attività. A quel punto cosa succede? Succede che la mia attività, come ti ho detto, è abbastanza particolare, quindi può variare molto da giornata a giornata. Tendenzialmente ho un'idea di che cosa devo fare, ad esempio nella settimana o nel mese, e quindi mi dedico a quel genere di attività. Quel genere di attività potrebbe essere creare delle presentazioni, delle slide, provare ad esempio funzionalità nuove del prodotto e quindi verificare che siano come funzionino per poi poterne andare a raccontare, preparare dei documenti, che magari dei tutorial che spiegano come utilizzarlo, dei video, delle videopillole, insomma, può essere molto molto vario. Non ho, tendenzialmente non scrivendo codice, quindi non ho dei test da passare. Sulle pause tendenzialmente non mi do una regola, faccio in modo di fare una pausa ogni volta che ne sento la necessità. Ti direi che non faccio mai più di 2 ore consecutive, cioè nel momento in cui sono veramente straconcentrato arrivo a 2 ore. Probabilmente faccio una pausa ogni oretta da anche pochi minuti, quindi magari potrebbe essere una pausa per andare in bagno, una pausa per bere un caffè, una pausa per parlare con un collega magari di alcune cose, insomma. Quindi tendenzialmente gestisco così le mie pause. Pausa pranzo. Allora, pausa pranzo, in genere io non sono una persona che porta il cibo da casa perché non ho voglia di alzarmi prima o di mangiare le stesse cose della sera, quindi vado fuori a comprarlo. Nella zona dove lavoro ci sono vari posti dove poter prendere varie cose. C'è anche un supermercato che ha una tavola calda, non so come dire, dove possiamo prendere del cibo, poi portarlo in ufficio e consumarlo in ufficio. Cosa positiva dell'ufficio è che ha degli spazi ad hoc per proprio il pranzo, comunque attività extra, ha i forni a microonde, posate, piatti e quant'altro. Cosa carina, in ufficio approccio plastic free, quindi non abbiamo nessun tipo di... cioè cerchiamo di limitare al massimo l'utilizzo di plastica o comunque insomma stiamo molto attenti alla parte ambientale di sostenibilità. Una volta finita la pausa pranzo inizia il pomeriggio, che più o meno è come la mattina, e quindi insomma lavoro e task, cerco di completarli. Tendenzialmente dedico sempre una parte del tempo a schedulare le cose che devo da fare nella giornata o nella settimana, e a fine giornata o a fine settimana vedere un pochettino se ho portato a termine tutto quello che avevo deciso di fare, e soprattutto segno cosa ho fatto. Perché lo segno? Perché è molto bello, almeno a me è una cosa che piace un sacco, a fine mese o a fine anno tirare fuori un elenco di tutte le cose che ho fatto e dire: cavolo, quest'anno ho fatto 20 conferenze, 50 presentazioni, ho partecipato a 30 eventi, no? È proprio bello, no? Cioè ti stimola. Infatti tendenzialmente gli ultimi giorni dell'anno sono quelli in cui, se dipendesse da me, continuerei a lavorare senza sosta. Finito il lavoro, tendenzialmente ci sono varie possibilità. La prima è: c'è qualche community che fa un evento super figo, e allora vado, perché tendenzialmente a me piace andare a conoscere, raccontare, parlare con le persone, raccontare qualcosa oppure ad ascoltare qualcosa. Quindi sono a Milano, se c'è un evento che reputo interessante vado a seguirlo, altrimenti tendenzialmente torno a casa, ceno e poi post cena con la fidanzata potrebbe essere giochi da tavolo, serie televisive, film, programmi televisivi. Ad esempio in questo periodo dell'anno stiamo guardando MasterChef, come probabilmente molti di voi, perché è divertente, no? È un modo per passare in maniera diversa una serata. Nel corso della settimana, poi il weekend, come dico sempre nei video, tendenzialmente il sabato lo dedico a registrare i video, montarli, insomma gestire il canale, sabato mattina prevalentemente, mentre il resto del weekend lo dedico o a studiare, scrivere un po' di codice magari per progetti paralleli come potrebbe essere Developer's Life, ma soprattutto per passeggiare, uscire, magari andare a pranzare o cenare fuori, visitare nuovi posti e così via. Quindi tendenzialmente il weekend, diciamo, è un momento libero. Poi capita ogni tanto che qualche conferenza o qualche community organizzino delle cose al weekend, allora a quel punto cerco di partecipare sempre con grande volontà.
Bene, spero di aver risposto alla tua domanda. Se invece vuoi sapere quale può essere una giornata tipica di un developer, oppure vuoi sapere di più su che cosa fa un developer advocate, scrivilo nei commenti. Detto questo, ti ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto, ti invito a lasciarmi nei commenti ulteriori domande, curiosità o cose che vuoi sapere sulla vita e il lavoro dello sviluppatore software, e sono più che disponibile nel rispondere a tutti. Detto questo, ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanella, entrare sul canale Telegram Developers Life, dove parliamo della vita e del lavoro dello sviluppatore software, seguire il canale Developers Life su Instagram, trovi tutti i link in descrizione. E basta, detto questo, è stato un piacere, ciao e alla prossima!